Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 23 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Una domenica a pazzo come piace a voi. Fautore l'amico Marte intrigono al vostro segno, così come intrigono vi ritrovate anche il Sole e Venere, per l'ultimo giorno abbracciati tra di loro, tutti in buona armonia con il vostro inquilino Saturno, che si riscuoti dalle sue profonde meditazioni, lasciandosi scaldare il cuore, in un empito di passione e di allegria. Giornata allegra questa domenica, a una festa, in gita, ma la festa la farete sicuramente nel vostro club private, tra voi e il partner, giocando di volta in volta a ruoli diversi. Una sorta di teatrino erotico che vi farà ridere a crepapelle, e poi. Niente più risate, soltanto baci e sospiri. Perfetta sintonia dunque con voi stessi e gli altri, il mondo vi ispira perché voi glielo consentite, lasciando aperte le porte e le finestre dell'anima. Unico neo, ma quasi ininfluente per il vostro carattere, le spese che vi dissanguano e i conti che si assottigliano, un bel problema ma condiviso dagli altri 60 milioni di italiani. Il ritorno di una persona a cui pensate molto e spesso, molto desiderata. Potrebbe essere un vostro ex partner che amate ancora ma anche un amico a cui tenete tanto. Qualcuno sta per tornare a farsi vivo e a riprendere il suo posto nella vostra vita. Può anche significare che presto amici e parenti lontani verranno a farvi visita. Sognare un futuro migliore con la persona amata è lecito. Non fare niente per cui ciò accada e prendersela con il partner un po' meno. Se negli ultimi tempi avete subito lo stress è anche un tantino colpa vostra e del vostro stile di vita. Misurate le vostre forze e non lasciatevi coinvolgere dallo stile degli altri. Non tradire la fiducia di un amico che confida nella tua riservatezza, mantieni i segreti. Un nuovo incontro, potrebbe trattarsi di un amore nuovo. Anche da vivere in clandestinità. Voglia di cambiare qualcosa della tua abitazione. Una lieta visita potrebbe allietare la serata. Stai attento a non spendere più del necessario. Ottima carica emotiva, il cuore batte forte. Non portate rancore per alcuni dispiaceri che vi potranno dare delle persone a voi care. Fate perno sulla loro sensibilità e spiegate i motivi del vostro disappunto. Nuovi incontri dell'orizzonte, finalmente conoscerete persone interessanti e che vi potranno tornare utili. Il passato sembra dover tornare con tutte le sue paure e i suoi fantasmi, abbandonate l'idea di poter rivivere le cose belle, potreste rivivere solo i momenti brutti. Prudenza. Possibili rinvii di appuntamenti programmati da tempo per imprevisti, alcuni sarà possibile rinviarli, altri è preferibile annullarli anche perché oggi non siete dell'animo giusto per affrontare gli imprevisti. Una nuova partnership non sta lavorando come voi speravate e vi potrebbero chiedere di assumere un nuovo ruolo che possa aiutare i vostri affari, siate un faro per questa persona anche se non vorreste. La comunicazione vi aprirà porte molto interessanti, cercate di essere disponibili. Belle novità in campo amoroso. Dolcissima la vita sentimentale, periodo ideale per nuovi incontri. I transiti planetari vi sorridono facendo risplendere le vostre qualità migliori, come la vena ironica, il gusto per la vita mondana, la disponibilità a iniziative filantropiche. Marte nei Gemelli è l'artefice di una vera e propria rinascita e incoraggia la tendenza, in voi spiccata, a imboccare strade nuove o addirittura rivoluzionarie. Giove promette quest'oggi il sostegno dei vostri cari, amici e conviventi, nei progetti da voi intrapresi. C'è anche un tono vitale alto, vi fa tuffare in interessi che temprano il fisico con un atteggiamento insieme giocoso e avventuroso. Marte vi fa sentire invincibili adesso. Specie se siete nati nella terza decade, ma, voi, comunque, moderate gli eccessi. Secondo le stelle, chi è single può fare nuovi incontri perché questi ultimi sono molto favoriti. Non dovete essere chiusi nei confronti degli altri, cercate nuove opportunità. Avete sicuramente scelto il modo migliore per approcciarvi ad una nuova situazione nella vostra vita, ma in questa giornata dovrete dimostrare anche maturità a livello sentimentale. Qualcuno conta molto su di voi.
probabilmente chi vi sta di fronte non sa bene come comportarsi e si aspetta che invece voi lo sappiate. Dovrete dunque dimostrare molto polso e determinazione, molto più di quello che dimostrate di solito. Luna malmostosa in ottava casa, quella dove vigono l'introspezione e il silenzio, in perfetta linea con il must del vostro attuale inquilino Saturno, chiuso, rigido, silente, un vero blocco di marmo. Conflitto tra la vostra pecunia, sempre più labile con Nettuno in seconda casa e le esigenze dei vostri figli che reclamano di tutto e di più. Anche voi sotto sotto avete bisogno di un premio, come segnala il trigono focoso e battagliero di Marte, un bel film, una serata trasgressiva, un concerto o addirittura un long weekend. Amore ed Eros. Sia il flirt, disimpegnato, disinibito, dura finché dura, poi non ne fate una tragedia, convinti assertori della teoria chiodo schiaccia chiodo, riaccenderete il sonar e lancerete segnali di richiamo per nuovi estimatori. Passione nel letto né dopo un iniziale battibecco, lo dice anche il proverbio chi disprezza compra. Cari Acquario, chi è single può fare nuovi incontri, le stelle vi favoriscono. Sul lavoro c'è una certa confusione, datevi delle priorità e cercate di procedere con ordine. Non potete pensare di fare tutto da soli, è importante anche saper delegare. Oggi sarà bene che stupiate voi stessi e il vostro partner con un bel fuori programma. Cinema, ristorante o serata lontana da tutto e tutti? Qualunque sarà la scelta, i benefici fisici e mentali saranno assicurati. Si scaldano i vostri cuori nelle vicinanze della prima frescura autunnale. Intensità delle emozioni e complicità erotica con la persona amata sono a portata di mano, come voluto sia da Mercurio, Venere, che da Marte, tutti in felice aspetto da Bilancia e Acquario e specie se siete nati nella terza e seconda decade. Lavoro e denaro? Voglia di svaghi movimentati, perfino spericolati, ma tutti troppo costosi per le vostre tasche. Questo è quanto razionalmente capite anche voi, ma la logica non è sempre attiva in egual misura, basta un cedimento ed ecco che vi ritrovate a spendere come nababbi per uno spettacolo o un party che si rivela deludente. Il tuo capo potrebbe essere duro con te oggi, ma non scoraggiarti. Non c'è motivo di sottovalutarti. Approfittate di questa opportunità per rendervi più preziosi. Mostra al tuo capo o supervisore che sei disposto a cambiare in meglio. Il cielo vi favorisce nel gestire alla perfezione i tempi di lavoro, senza fatica e nel migliore dei modi possibili, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Concludete, infine, questa giornata mostrando all'attivo risultati di tutto rispetto. Benessere. Naso chiuso, regolare con l'inquinamento che sta rendendo l'aria irrespirabile in moltissime città, ma nulla di più. A tenervi su, l'allenamento fisico, anche se non amate la palestra, camminate di buon passo appena possibile contribuirà a tenervi in forma. Il bagliore sul tuo viso verrà da una misteriosa fonte interiore o almeno così gli altri potrebbero percepirlo. Potresti non sentirti esattamente equilibrato all'interno, ma sicuramente ti piacerà sentirti dire che sei raggiante. Per lei, strapazzata ai vostri ragazzi, a volte vi spiace sgridarli ma preferite non essere troppo morbide, le regole fondamentali, come il rispetto di se stessi, della natura e degli altri vanno imparate da piccoli. Per lui, i vincitori non sono quelli che non hanno mai perso, ma quelli che non si sono mai arresi, leggete e tenete a mente, vi sarà utile per la vita. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 5, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.